Oggi è il primo giorno del Codemos Roma, l'edizione si compone di due giornate, venerdì e sabato. Abbiamo circa 100 e rotti talk, gli speaker vengono da tutto il mondo, abbiamo speaker da Facebook, Google, Microsoft, Oracle, SoundCloud e più abbiamo dei laboratori e anche, molto importante quest'anno per la prima volta, abbiamo i meetup delle community. Sono 36 ore di codice non stop. Abbiamo iniziato stamattina e andremo avanti fino alle 18 di domani. Le aziende hanno un ruolo molto importante a Codemos anche perché portano le loro tecnologie e poi perché ovviamente ci permettono di realizzare l'evento. Quest'anno abbiamo oltre 20 aziende, parlando di grandi aziende, più 10 start-up sempre nel settore IT. Il motivo per cui le aziende vengono è sia in termini promozionali della propria tecnologia, ad esempio abbiamo Microsoft, abbiamo Google, abbiamo Oracle, che quindi vengono con i loro evangelist a portarci proprio dei contributi tecnici, quindi la promozione e la spiegazione di quelle che sono le loro tecnologie, ma poi anche per l'opportunità che diamo a queste aziende di fare recruiting all'interno dell'evento. Codemos è un evento con un target ben preciso, quindi un'azienda che viene ha la possibilità di avere un target skillato e preciso davanti e quindi il recruiting anche è un recruiting che per loro è molto proficuo. Il Codemos si rivolge principalmente agli sviluppatori software e per questo facciamo anche l'evento direttamente all'interno dell'università, che è l'Università Roma 3, Facoltà di Ingegneria. E noi facciamo questo evento qui da ormai tantissimi anni e l'università ci aiuta proprio perché è qui che nascono i futuri ingegneri. È qua che le grandi aziende e gli speaker devono venire a dare input positivi agli studenti. Abbiamo dedicato un ampio spazio al mondo dei makers con dei desk che hanno portato make realizzati, quindi stampanti 3D, robot che si muovono, proprio perché è una parte molto importante del mondo dell'innovazione di oggi. Oltretutto la parallela Makers di Codemos sarà l'anteprima della Makers Fair, che è una grossa fiera che si organizzerà a Roma ad ottobre. Infine la copertura mediatica dell'evento, abbiamo ovviamente avuto tanti giornalisti che sono venuti, ma noi stessi ci teniamo a creare una nostra copertura in modo da avere poi anche dei filmati, dei video, delle interviste sia agli speaker che ai partecipanti che agli sponsor. Quindi abbiamo organizzato un piccolo media corner in cui tutti e due i giorni facciamo una maratona di interviste che poi saranno pubblicate sul web. Lavoro in questo settore da tantissimi anni e posso dire di aver visto più della metà dei miei colleghi e amici andare all'estero a lavorare e rimanerci. Io penso che i software alla fine lo fanno le persone e le persone devono comunque vivere in un ambiente anche economicamente vantaggioso per loro. Quest'anno sarà un anno particolare per Codemos perché sarà il nostro secondo anno a Madrid e il primo anno a Berlino. E andando all'estero abbiamo visto che lì le persone sono veramente più valorizzate. Speriamo che anche in Italia presto succeda questo.